Questa è la terza edizione che tra l'altro cresce rispetto alle due precedenti e quindi chiaramente ci aspettiamo ancora dei risultati migliori. È vero che ci sono 3 barichi in meno, questo è dovuto alla produzione per mantenere in pratica sempre alta la qualità del vino, ma dobbiamo rilevare quest'anno che è cresciuta invece la partecipazione dei produttori. Sono quasi 100 cantine che hanno partecipato a mettere a disposizione delle parte della loro produzione, sempre en primeur, che saranno aggiudicati tramite Christie's. Questa è l'altra novità di quest'anno, che è l'ampliamento attraverso Christie's, che li mette già all'asta a partire dal 6 di ottobre fino al giorno 27, che è il giorno in cui si tiene l'asta qui a Grinzane e Cavour.